assolutamente entrare in questa situazione, perché noi dobbiamo essere totalmente concentrati su questa stagione e sui protagonisti di questa stagione. Invece vedo che i protagonisti continuano ad essere altri e non chi questa stagione la deve giocare. Vediamo anche la probabile formazione dell'Inter. Sono un po' più ragazzi. Quindi un po' domani c'è un Vessino, Brozovic, sì. Ah, quindi De Vrij non gioca titolare, vabbè. Parliamo di giocatori che giocano veramente, perché con Icardi, ragazzi, scusate il video così fatto a cazzo, però non dice ieri sera. Tra poco vedremo anche quelli di Lazio Roma. Scandalo, cioè non ho mai sentito una cosa del genere in tutta la mia esperienza sul calcio, cioè in tutto quello che ho visto io di calcio, sull'Inter, su tutte le varie... Però ma questa qui veramente fa causa, 1,5 milioni, uomo, io non capisco, vuole giocare, ma... Voglio vedere se va la Juve adesso, sto stronzo di merda, veramente, poi un cretino. Tutte le offerte di milioni che hanno fatto, vuole fare... Ma è clamorosa sta cosa, clamorosa. Io non mi ricordo un giocatore che comunque è messo da parte dalla squadra. Se sei intelligente come persona, vattene, fa più bella figura. No, mo ci devi mettere a far causa. Oh. Clamoroso, clamoramente. Giocare all'Inter, Napoli non ci vanno, mo Napoli si è preso Llorente quindi mo Icardi ovviamente non lo prende più, non credo scambi con Milik, ma dubito. Con la Roma è saltato perché Dzeko ha rinnovato e rimane la Juve, Atletico Madrid forse, chi lo sa, in prestito, ma lui sto stronzo qua non se ne vuole andare. La società non vuole dare la linea Icardi alla Juve, a quanto pare, però facciamo una minchiata. Se lo stronzo qua vuole la Juve, che se ne vada, tanto la Juve ormai è forte, che sei forte, è forte lo stesso, quindi dai uno e dai un altro, è sempre comunque forte, non è che la rinforzi, è forte uguale, quindi chi se frega. Ora aspettiamo un po' se ci sono delle sentenze, delle altre cose, cosa farà la società. Ho letto che deve fare almeno un po' di partite, perché sennò, cioè, allucinante. È incredibile, ragazzi. Una patata bollente, non ce la leviamo più sta storia qua. È incredibile. È una cosa allucinante. Attendiamo, sono curioso, lunedì sera, di capire bene come sarà la situazione, perché mica di tenerci fino ancora a gennaio con tutte queste storie con Vandanara che spara le minchiate ogni domenica, mi sono rotto i coglioni, non se ne può più, se ne deve andare in qualche modo, non so come, ma in qualche modo se ne deve andare, se ne vada anche la Juve, vado dove cazzo vuole, ma se ne deve andare, mi sono stufato, vedo ancora questa cazzo di storia, invece di parlare del calcio giocato, si mette questa storia qua, lui, Vandanara e... Chi cazzo c'è lì? Ma porca zozza. Comunque, staremo a vedere come finirà. Ne ho proprio le palle piene. Ne ho veramente le palle piene di carte. Non ne posso più. Se ne vado a fanculo. Ci sentiamo. Ciao.